Il sindaco e la consigliera di Chieti, De Gregorio, sul Ciapi, lavoratori licenziati a novembre, ma a fine dicembre la regione proroga la procedura di liquidazione al 2023. Davvero un triste epilogo per gli ex dipendenti, dice il primo cittadino Diego Ferrara. Perché praticamente loro sono stati formalmente licenziati, non possono accedere alla cassa integrazione e il processo di liquidazione del Ciapi è stata prorogata dalla regione al 2023 e quindi oltre al danno anche la beffa per questi lavoratori, per i quali il comune di Chieti si sta spendendo tanto, andando anche a delle interlocuzioni a livello regionale, dove sono andato io anche personalmente. C'erano state date delle rassicurazioni sul loro destino, ma è evidente che alla regione poco importa della formazione e del Ciapi. D'altronde il Ciapi è stata un'istituzione per Chieti e tutta la regione come fucina di lavoratori. Che venivano formati e appena uscivano dall'istituto venivano assorbiti dal tessuto operativo industriale del nostro territorio e quindi dequalificarlo fino a metterlo in liquidazione è una ferita veramente profonda per il nostro territorio. Insomma, il Ciapi chiuderà alla fine? Sì. Purtroppo sì, speriamo che ai lavoratori che erano rimasti in stand-by, in bilico, si possa dare una dignità.